E ciao vera gamba, bentornati su Console Mania. Nuova puntata, nuovo giorno, nuova console. Andiamo a trattare un gioco per Game Boy Advance oppure Game Boy Advance SP. A vostra scelta, va su entrambi. Differenza principale tra i due console: Game Boy Advance, l'originale, non è dotato di retroilluminazione, mentre il nostro caro Game Boy Advance SP è dotato anche di retroilluminazione, oltre a sembrare uno specchietto per truccarsi. Detto ciò, il gioco di oggi è Rayman 3, il terzo della saga di Rayman. Rayman 3 Odious Havoc è il terzo videogioco della serie Rayman. È stato pubblicato nel 2003 per Nintendo GameCube, Game Boy Advance, PlayStation 2, Xbox e Microsoft per tutte le parti. Il tema ufficiale del gioco è Madder, brano dei Groove Armada, presente nell'album Lovebox del 2002. Rayman 3 Hoodmune Havoc presenta uno stile differente rispetto ai capitoli precedenti, poiché a differenza dei predecessori è stato solo supervisionato da Michael Ansel. Per questo motivo, oltre alle buone valutazioni ricevute, ha subito anche alcune critiche, tra cui quella presente nel numero datato settembre 2006 di Nintendo Power, la rivista ufficiale di Nintendo che, ahimè, non esiste ormai più da diversi anni, che afferma che Rayman 3 ha perso la magia dei predecessori. La magia dei predecessori, insomma, Rayman, ma cos'è? Cos'è Rayman? Rayman altro non è che un platform a scorrimento orizzontale in 2D. Trama del gioco: tutto inizia qua con l'avvento di André, un loom divenuto per cause sconosciute maligno e dunque nero. André possiede il potere di trasformare tutti gli altri loom rossi che incontra sul suo cammino in loom neri, composti di energia negativa. Una volta radunato un numero sufficiente di loom neri per poter formare il suo esercito e sgominare Rayman per conquistare il mondo, i loom neri creano, grazie ad arti magiche, delle vesti provviste di cappucci. Ogni loom nero provvisto di questa veste è definito Hoodium. Il piano consiste nel convertire tutta l'energia del cuore del mondo in un potente esercito, e nel fare ciò il mondo stesso verrebbe di conseguenza distrutto, stringendo all'osso. In pratica noi dovremo sventare tutto ciò grazie al nostro amico dinoccolato Rayman. Quindi cosa facciamo? Non facciamo altro che inserire la nostra cartuccia nella console. In questo caso usiamo un bel SP, accendiamo la console e vediamo cosa accade. Rayman 3. Eccoci qua davanti a Rayman 3. Allora, come ben sapete, il Game Boy Advance è dotato di una grafica eccezionale rispetto a quelle dei predecessori Game Boy e Game Boy Color. Oltretutto se la giocava ben bene con i sistemi casalinghi a 16 bit in quanto a questo, e forse ne sorpassava anche alcuni. Selezioniamo la lingua italiana perché siamo un po' così patriottici e iniziamo a giocare. Globox, ingoiare quel loom scuro non è stata una buona idea. So che volevi salvare la pelle, Itins, ma credo che tu abbia un po' esagerato. Non l'ho fatta apposta, Rayman. Esatto, questo è vari discorsi. Ed eccoci di fronte al gioco. Oh, un bel platform vecchia maniera. Scorrimento orizzontale da sinistra verso destra. Due tasti azioni, uno per saltare con un colpo salti, ricolpendo azioni l'elicotterino fatto con le orecchiette. Eccoci al primo checkpoint. Ehi, Rayman, cosa fai da queste parti? Ciao Murphy, sto cercando Globox, lo hai visto? Se l'ho visto, messo qui non esiste l'omertà. Oh yeah, un po' di discorsi a randello, ma noi andiamo avanti perché ce ne sbattiamo. Dicevo, col secondo tastazione lanciamo i cazzottoni. Cazzottino singolo. Se teniamo premuto, carichiamo il mega cazzottone. Ok,
che ha un po' più di portata ed efficacia, ed con la D. Parliamo di una console portatile, una fluidità che... insomma, si lascia godere. Yeah! Si lascia godere. Grafica, ovviamente, come ci siamo stati abituati dal brand, coloratissima. Variopinta e tutta in movimento. E riaccono sta mia. Ti sconsiglio di nuotare. E allora noi non nuotiamo. Forse dovevo saltare prima, quindi adesso, meno male, ci è andata bene. E vabbè, ci ritiro da solo. Eppla. E noi continuiamo ad andare avanti così, senza un vero perché. A noi non ci andava bene finire subito lo schema. Oh yeah. E lì potevamo fare meglio, effettivamente. Cos'è quello? Chiediamo al totem. Non scordate che l'Hum Verde è essere così profumato da morire. Riappegare vicino all'ultimo Hum Verde raccolto. Quindi, in pratica, i Hum Verdi sono i nostri checkpoint. Il piragnetto maledetto. Per ora lo stiamo schivando. E qui abbiamo un Hum Rosso. Vediamo cos'è. Se il tuo livello di energia è basso, raccogli Hum Rossi. Quindi, sono coloro che ci ridanno energia. Vedete i pallini sotto il numero di... vite o tentativi. Una volta si diceva vite perché la frase classica "sono morto" l'abbiamo detta un po' tutti nella nostra vita. E ok, e ci siamo tirati nell'acqua così, senza un vero perché. Insomma, questa musica di Groove Armada. Groove Armada erano un gruppo storico della dance di quegli anni, quindi un gruppo, insomma, dei produttori di dischi di dance music. Cioè, vanno le cose più di quanto pensassi. Avrai bisogno di entrambi i tuoi pugni per usarli. Premi il pulsante B per scagliare il primo, poi premi ancora per lanciare l'altro, e ecco il primo potenziamento. Infatti questo gioco scusate la tosse, è pieno di potenziamenti. E ora abbiamo due pugnetti. Prima eravamo monomano, ora siamo bimano, come tutti gli esseri. Se voi cambiamo avvicinati ad una tenda magica e premi il pulsante A. Ok. Perfetto. Questo è il mondo che abbiamo fatto prima. Se non vado errato, io direi di evitare di rifarlo, eh. Perfetto. Oh, bene. Ci possiamo anche abbassare, questo non lo ricordavo. Oh, bene, così. Ecco fatto. Schivatega, schivato sì, ma una sega, ecco fatto. Oh, costui. Non me lo ricordavo. Ecco, prima l'abbiamo presi tutti, ecco perché perdevo energia. Non avevo visto neanche mezzo. Ah,
Allora, la saga di Rayman è multi-piattaforma, infatti Ubisoft l'ha pubblicato su tutte le piattaforme del tempo, quindi troviamo anche versione PlayStation, se non vado errato sulla Play 1 e la Play 2 la troviamo, sicuramente sulla Play 2. Beh, detto ciò, io dico, il gioco ve l'ho fatto vedere, penso sia carino, quindi cos'altro dire, vi consiglio di armarvi di Game Boy Advance, del quale ho fatto anche una recensione che vi metterò qui proprio sulla console, basta che cliccate sulla console e parte la recensione. Andate a vedere quindi la vecchia recensione del Game Boy Advance per sapere un po' di più su questa fantastica console. Continuate a seguire i video, spolliciate, cliccate quindi mi piace, condividete, iscrivetevi pure alla pagina Facebook, Google Plus, Twitter, link qua sotto in descrizione. Ah, la pagina Facebook da una settimanella a questa parte è resa viva dalla presenza di un nuovo admin di 88, quindi cos'altro dirvi? Continuate a seguirmi e come sempre raga, stay tuned! Ciao!